Medicamen è da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen, inoltre, è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207B, Bari. Telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio. Aprono domenica gli eventi natalizi con la casa di Babbo Natale in piazza Padre Pio. Il 20 dicembre invece la marcia degli studenti in onore di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia. In consiglio comunale ormai è strappo tra il sindaco Michele Abaticchio e il presidente dell'assemblea Vito La Bianca. Christmas Weekend è il concerto organizzato dalla rete Road lunedì scorso, musica e parole anche con la lingua dei segni. Dopo 12 partite restano al primo posto le donne del calcio a 5, domani al Paolo Borsellino l'ultima gara del 2019. Bentornati a Doppio Zero Notizie, l'appuntamento con l'informazione cittadina qui su Radio Doppio Zero. L'abbiamo sentito dai titoli, si aprono domani alle 18 le casette di Babbo Natale su Piazza Padre Pio. Seguirà la raccolta doni dell'Avis e l'apertura dei presepi viventi a Mariotto e Palombaio. Ma l'appuntamento più importante è quello del 20 dicembre, quando gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado sfileranno nel centro storico di Bitonto per ricordare la vittima innocente di mafia, Anna Rosa Tarantino. Sono cominciati ieri, con il tradizionale fuoco di Santa Lucia, organizzato dall'associazione Folchemigra, gli eventi dedicati al Natale a Bitonto. Il tradizionale rito ancestrale che ha come protagonista l'accensione del fuoco attorno al quale si riunisce la comunità, che come una volta, attorno ad esso, prova a raccontarsi. Danze tradizionali, poesie in vernacolo, sapori di un tempo, che ancora oggi, come la fiamma calda, vivono. Domani, alle 18, sarà inaugurato il villaggio di Babbo Natale in piazza Padre Pio. Via Repubblica e Via Verdi, inoltre, saranno interessate da tante iniziative ludiche per i più piccoli. Proprio ai più piccoli ha pensato l'Avis Bitonto, che con l'albero della solidarietà vuole illuminare gli occhi dei bimbi ricoverati in neuropsichiatria infantile e oncologia pediatrica del Policlinico di Bari. In piazza San Pio, lunedì alle 18, i volontari raccoglieranno i giocattoli destinati proprio a loro e sarà illuminato l'albero della solidarietà. In ultimo, a Palombaio, domenica 22 dicembre, ci sarà l'apertura ufficiale del caratteristico presepe vivente all'interno del parco Gaetano Vacca, organizzato dall'associazione ANSPI e dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata. Ma il Natale viene anche per non dimenticare quel che accadde 2 anni fa, il 30 dicembre, all'innocente Anna Rosa Tarantino, vittima di un conflitto a fuoco tra gruppi mafiosi avversi. Ecco perché il prossimo 20 dicembre il sindaco Michele Abaticchio e l'assessore Marina Salierno hanno invitato tutte le scuole di ogni ordine e grado a partecipare ad un corteo in memoria di Anna Rosa. Si percorreranno diverse strade del centro storico per vincere, come ha scritto il primo cittadino su Facebook, l'indifferenza con la memoria, la paura con l'essere insieme. I cortei non cambiano le cose, ma possono cambiare la coscienza di chi vi partecipa con consapevolezza. Dopo 2 anni e mezzo alla guida del nostro commissariato di pubblica sicurezza, il vicequestore Fabrizio Gargiulo si è trasferito alla Omicidi presso la squadra mobile di Bari. Al suo posto è arrivato il dottor Vittorio Di Lalla. E il vicequestore Vittorio Di Lalla, il nuovo dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto. Il 46enne barese prende le redini degli uffici di Via Traetta, forte dell'esperienza di 8 anni fatta presso la squadra mobile della questura di Bari, dove ha diretto varie complesse sezioni, tra cui reati contro il patrimonio, antidroga, anticorruzione, crimine straniero e crimine diffuso, mettendo a segno numerosi colpi contro la criminalità barese. Il dottor Di Lalla prende il posto
posto del dottor Fabrizio Gargiulo, che ha seguito il nostro commissariato per 2 anni e mezzo e che ora andrà a dirigere la omicidi proprio alla squadra mobile di Bari. Anni particolari che hanno portato a numerosi risultati nel contrasto contro la criminalità organizzata bitontina, con numerose operazioni di polizia, tra cui gli importanti arresti dopo l'omicidio dell'innocente Anna Rosa Tarantino il 30 dicembre 2017. Messaggi di gratitudine al dottor Gargiulo sono giunti da ogni parte, dalle autorità civili, militari e religiose della città, che lo ricorderanno sempre come un ottimo difensore della legalità, dei valori civici e del rispetto della legge. E si rinnova l'appuntamento con Microcippiamoli, padroni più responsabili. L'iniziativa per sensibilizzare i padroni dei cani alla microcippatura e all'iscrizione nell'animale all'anagrafe canina. L'amministrazione comunale di Bitonto, in accordo con Servizio Veterinario dell'ASL Bari e Centro Operativo Protezione Animale, rinnova l'invito all'iniziativa Microcippiamoli, padroni più responsabili, campagna che punta a sensibilizzare i proprietari di cani al rispetto della normativa che rende obbligatoria la microcippatura, promuovendo l'iscrizione all'anagrafe canina dei cani di proprietà. Due strumenti che contrastano randagismo e abbandono. Tutti i cani, entro i primi 6 mesi di vita o entro 30 giorni dall'adozione, devono essere iscritti all'anagrafe canina, istituita presso il servizio veterinario di ogni ASL. L'operazione di tracciatura elettronica con microchip serve anche ad identificare con certezza il cane, permettendo di collegarlo al legittimo proprietario ed è quindi molto utile in caso di smarrimento di furto. Il secondo appuntamento invernale dell'iniziativa, che avrà cadenza mensile, è in programma domenica 15 dicembre, nella villa comunale dalle 10 alle 12.30. L'evento verrà ripetuto una volta al mese per permettere a tutti i possessori di animali di microchippare i loro amici a quattro zampe. E passiamo alla politica, perché nell'ultimo consiglio comunale il primo cittadino ha usato parole forti verso Vito Labianca, esponente di Sud al Centro. Vediamo cosa è successo nel servizio. Il messaggio non è affatto di quelli letti o pensati a caso, perché ogni parola è pensata, studiata, ponderata e basta ascoltarle per capirlo. La mia proposta è pertanto di sottoporre al vaglio del prossimo Consiglio Comunale la posizione della fiducia sul lavoro sinora condotto dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito della relazione che consegnerò con apposita istruttoria. Il concetto allora è molto chiaro. Dopo un primo assaggio a novembre, quando gran parte dell'emiciclo aveva sollevato perplessità sull'operato del presidente dell'assemblea Vito Labianca, il secondo atto è andato in scena lunedì scorso. È mio dovere, in qualità di portatore della sintesi politica della maggioranza, farmi carico di specifiche istanze e doglianze che si sono ripetute nei confronti del regolare ed efficace svolgimento dei lavori consiliari. Il problema delle commissioni avrebbe dovuto essere posto al centro di un dibattito costruttivo e permanente in seno e di collaborazione con tutti i capigruppo del Consiglio Comunale. Si è certificato allora uno strappo insanabile tra il primo cittadino e il Presidente del Consiglio Comunale, colpevole di non aver fatto sintesi tra i 25 consiglieri per formare le nuove commissioni permanenti. Fondamentali dopo lo tsunami politico, ora infatti sono 20 gli esponenti di maggioranza e soltanto 5 quelli di opposizione, successo in città tra l'inverno e la primavera passata. E siccome il dado ormai è talmente tratto che è quasi impossibile tornare indietro, per la prima volta accade che un sindaco metta all'angolo il presidente dell'assemblea consigliare e ne chieda addirittura la defenestrazione, proprio dello stesso abaticchio a dirlo, per ripartire dal capo per arrivare alla coda. Per scoprire quello che ne sarà, l'appuntamento è alle prossime assise, anche se sembra scontato che un altro scossone politico è ormai alle porte. Una domanda, però, ce la facciamo. Tutto questo fa davvero bene alla città? E cambiamo decisamente argomento. L'abbiamo sentito dai titoli di apertura. Lunedì scorso al Teatro Traetta, i ragazzi dell'area disabilità Road hanno incantato tutti con il concerto Christmas Weekend, un concerto vocale tradotto nella lingua dei segni. La musica come strumento di integrazione e inclusione. Parte da questo concetto semplice il concerto Christmas Weekend, organizzato dalla rete disabilità Road e da diverse associazioni presenti per dare la possibilità a tutti di comunicare e vivere un Natale migliore. Abbiamo voluto questa iniziativa in quanto crediamo molto nel lavoro che stiamo facendo con i ragazzi diversamente abili. Crediamo molto anche nel potere della musica, quale strumento di integrazione e di inclusione,
infatti i ragazzi anche attraverso il canto corale imparano a stare insieme, imparano le regole e per loro comunque è anche un modo di divertirsi e di essere protagonisti per una serata. La musica è un dono per tutti e la partecipazione delle associazioni che si occupano del linguaggio dei segni ne è la dimostrazione. Pensiamo che la musica va donata a tutti, anche per chi non sente. E la lingua dei segni, naturalmente nella modalità performer, può portare la musica anche alle persone che hanno problemi di sordità. E proprio ieri all'interno del Teatro Traetta è stato presentato il DUC. Ci ha raggiunto in studio Cristina Lovascio, delegata di Confcommercio Bitonto, che ci spiegherà meglio cos'è. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitata. Ieri sera presso il Teatro Traetta è stato appunto presentato il DUC, ovvero il Distretto Urbano del Commercio di Bitonto. Il DUC è una misura della Regione Puglia dedicata appunto al commercio e alle attività di vicinato. Dopo tanto lavoro e qualche anno finalmente abbiamo definito anche il direttivo che è costituito in questa prima fase dall'amministrazione, quindi dal Comune di Bitonto e dal CAT Confesercenti e dal CAT Confcommercio. Ovviamente questa è solo una prima fase, a breve verrà pubblicato una manifestazione di interesse in cui andremo ad aprire questo direttivo anche a nuove sinergie affinché ci sia una vera e sana collaborazione con altri attori del commercio e non bitontino. Adesso le fasi successive del DUC quali saranno? Sicuramente questa prima fase, il DUC allora si divide in più fasi, noi siamo nella prima, ecco, Bitonto ha appena avuto accesso alla prima fase che prevede un rinnovo del piano strategico del commercio, che su Bitonto era parecchio tempo che non veniva diciamo toccato, comunque rinnovato. Poi ci sarà una fase dedicata alla formazione, ovviamente dedicata agli operatori del commercio bitontino. In maniera gratuita? Assolutamente gratuita e non soltanto, cosa che siamo riusciti ad ottenere, soltanto per chi ha le attività che insistono nel perimetro che interessa il DUC, ma per gli operatori del commercio tutto bitontino. Quindi questa è un'ottima opportunità che viene data a questa categoria di lavoro. E poi sicuramente molto interessante è il sito, anche questo con accessi gratuiti per gli utenti interessati, che sarà un vero e proprio sito personale in cui le attività possono caricare la propria vetrina virtuale, ovvero promozioni, articoli in vendita. E a questo sito verrà applicata anche un'applicazione, collegata anche un'applicazione che tramite la geolocalizzazione consentirà di far ricevere agli utenti che scaricano l'applicazione le eventuali offerte e promozioni che gli esercenti avranno caricato sul portale. Quindi diventerà un vero e proprio centro commerciale. Esatto. Urbano e appunto già che sul proprio cellulare, sul proprio smartphone si avrà la possibilità di girare e ricevere poi una notifica di quelle che sono le offerte magari del giorno, della settimana. Assolutamente, è già sì. una grande cosa. Ieri però diciamo un po' è dispiaciuto il fatto di non aver visto una grandissima partecipazione da parte dei commercianti che nonostante appunto abbiano a disposizione tutti questi servizi, una formazione gratuita da poter fare, hanno fatto sentir meno però la loro presenza fisica all'interno del teatro. Sicuramente questo dato non è positivo ed ha costituito un motivo di dispiacere, almeno personalmente parlando. È anche vero che il periodo è particolare perché siamo nel periodo natalizio, molti di loro avevano anche in un certo qual modo preannunciato la mancata presenza perché si stanno giustamente anche dedicando alla loro attività e al periodo particolare. C'è anche molta disillusione, c'è anche molto bisogna lavorare molto sulla comunicazione. Diciamo che questa volta l'amministrazione, il direttivo tutto, comunque il gruppo di lavoro che si verrà a creare dovrà essere anche molto bravo nel saper comunicare l'efficacia di questa opportunità, perché in fin dei conti il DUC altro non è che uno strumento che stiamo dando letteralmente nelle mani degli esercenti, ma che va gestito bene, di puro marketing territoriale, perché ovviamente il logo del DUC di Bitonto un po' lo rappresenta,
non si vende soltanto l'articolo, il vestito, piuttosto che l'articolo per la casa, ma si vende un po' una tradizione legata a Bitonto, a quello che è il commercio. Bitonto, anche rispetto a paesi limitrofi, ma anche forse un po' rispetto a Bari, ha il vantaggio di partire già con delle strade commerciali di sicuro interesse, decisamente variegate, che possono offrire al visitatore, che sia turista o che sia cittadino, ma anche dei paesi limitrofi, una passeggiata di sicuro interesse. Valorizzare quello che già abbiamo, creando delle strategie da condividere e soprattutto comprenderle per sfruttarle al meglio e utilizzando anche strumenti quali la formazione. Intanto noi abbiamo spiegato quello che è il DUC, anche questa è comunicazione. Noi ci auguriamo che a chi doveva arrivare il messaggio, ecco, magari il messaggio è arrivato. Grazie per la collaborazione. Ringraziamo ancora Cristina Lovascio per essere stati con noi e continuiamo con il telegiornale. Lo storico Salvatore Romeo è stato ospite a Bitonto per presentare il suo ultimo libro, L'acciaio in fumo, una ricerca storica sul siderurgico tarantino e sulle sue contraddizioni. Italsider, Ilva, ArcelorMittal, tre nomi che segnano la storia di Taranto, dell'Italia e del suo siderurgico. Un argomento complesso, riassunto dallo storico Salvatore Romeo in L'acciaio in fumo, libro che racconta la storia dell'Ilva sin da quando questa non era ancora stata realizzata. Un libro presentato giovedì nella sede dell'associazione LEFT. Nell'analisi dell'autore si intrecciano politica e storia sociale, compresi gli ultimi risvolti. Prima con Nera Riva e poi con l'ingresso di ArcelorMittal, infatti, si è creata una frattura che ha assunto una forma di conflitto fra ambiente e lavoro, fra fabbrica e città. Uno stallo per il quale non si vede ancora all'orizzonte una via d'uscita. Ha segnato in maniera decisiva la sua storia recente, sostanzialmente la storia di Taranto dopo il dopoguerra, da quando l'Ilva si insedia, il siderurgico si insedia dagli anni 60. È una storia strettamente legata appunto a quella della grande fabbrica. Poi è una storia importante, oltre che per Taranto, per il paese evidentemente, perché da subito questo è un grande stabilimento produttivo di importanza nazionale, strategico per l'economia nazionale, quindi alla fine la storia di Taranto si intreccia con quella italiana e ovviamente con tutto quello che succede nel mondo. Cosa pensa degli ultimi risvolti della vicenda? Ma questa è una situazione molto confusa e purtroppo sono più gli elementi oscuri che quelli chiari. Bisognerà vedere in sostanza che cosa emergerà da questa trattativa fra il governo e Mittal, soprattutto se il governo riterrà che Mittal sia ancora un investitore affidabile. Dopo quello che è successo nelle ultime settimane, penso che su questo elemento si debba riflettere seriamente. È tornato sul palco del Teatro Traetta il comico barese Gianni Ciardo con lo spettacolo Ricordo al futuro, un modo dell'autore di giocare con il tempo, mentre questa sera alle 21 si continua con la stagione teatrale con Enzo De Caro in Non è vero ma ci credo. Passare dal Novecento di Baricco al Ritorno al futuro di Robert Zemeckis è un attimo, soprattutto per chi lo ha inteso, come Gianni Ciardo, che sul palco del Teatro Traetta di Bitonto ha debuttato con un'opera scritta a quattro mani con Anna Guerra, giocando ancora una volta sul tempo. O meglio, ritornando indietro nel tempo. Beh, è sempre una questione di tempo, dal Novecento al 2019, dal 2019 al 1900. Senti, tu giochi molto col tempo, ho visto. Sì, io gioco molto col tempo perché il tempo è tiranno, la carne urla, il tempo stringe e la carne urla. Una commedia brillante, dunque, ben impostata dagli attori in scena e con un Gianni Ciardo che ha espresso ancora una volta quanto ami il contatto con il suo pubblico, tanto che Ricordo al futuro è cominciato tra la platea del teatro, rompendo la quarta parete. Ricordo al futuro è una commedia, diciamo, no? Ed è una cosa fantasiosa, come al solito. Io mi diverto molto a saltare da un periodo all'altro, perché è divertente saltare. Per cui partiamo dal 2019 e per un caso qualsiasi, che fortuito, ci ritroviamo nel 1919, con le usanze del 1919 a differenza di quelle del 2019. E tutto qua, naturalmente, dentro tutto questo hanno degli equivoci, sono degli equivoci che gli equivoci funzionano sempre. Equivoci che come al solito strappano un sorriso agli spettatori in sala e sono proprio questi a rendere frizzante questa commedia, salutando gli attori in scena con scroscianti applausi.
Una menzione anche alla scenografia del maestro Damiano Pastoresta e ai costumi anni 20 di Angela Gassi, oltre alle scelte musicali di Gianni che hanno fatto da corredo all'intera rappresentazione. Se avessi l'opportunità veramente di avere una macchina del tempo, in che anno ti piacerebbe essere? Mi piacerebbe tornare, perché io mi posso vantare di aver vissuto veramente la metà del Novecento. Io sono nato nel 49, per cui dal 49 in poi l'ho vissuto tutto. E quel che ha dato la svolta al 1900 e sono stati i Beatles, che "She loves you, yeah, 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 she loves you, yeah". Beati coloro i quali hanno vissuto i Beatles. Consumo sostenibile e stili di vita è il tema della seconda edizione del premio Stili di vita per la salute e il benessere, promosso dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dall'associazione Lifestyle Studium in collaborazione con diversi enti. Quest'anno tra i 14 premiati anche il professore ordinario di medicina, il bitontino Antonio Moschetta. Questo è il video messaggio che ha lasciato durante il convegno. E il nostro gruppo da sempre ha tentato di focalizzare su come l'ambiente, i nutrienti, gli orari in cui li assumiamo, le quantità, la tipologia è in grado di cambiare la nostra espressione genica. Ecco come noi ci modifichiamo assumendo del cibo, e questo avviene in tutti gli orari della giornata e avviene nelle diverse condizioni. In particolare in questi ultimi anni abbiamo cercato di scoprire le strade attraverso le quali essere in uno stato di salute permette al nutriente di dare tutti i suoi effetti. Quindi serve un'ottima qualità del nutriente, ma serve anche la qualità dell'organismo che lo riceve per poter rispondere nel migliore dei modi. Fondamentalmente la scienza, dopo il sequenziamento del DNA, sta focalizzando proprio sulla scoperta di tutti i meccanismi intimi della nascita delle patologie, per esempio tumorali collegate all'obesità e allo stato di salute di un organismo, e sta identificando sempre più dei target specifici per scoprire nuovi farmaci che possono andare bene a quel paziente in quella determinata condizione. Ma se siamo davvero onesti, dobbiamo dire che al netto della predisposizione genetica, cioè della sequenza del DNA che noi ricaviamo dai genitori e dalla loro esperienza di vita, al netto delle patologie infettive che hanno un ruolo importante, virali o batteriche, nel causare una serie di condizioni patologiche, nella maggior parte dei casi la scienza sta dando spiegazioni e sta scoprendo nuovi farmaci per curare delle condizioni che derivano dal mancato rispetto della qualità del terreno, delle condizioni pedoclimatiche, dei micronutrienti del terreno stesso, del cibo, della filiera, della quantità, della tipologia di cottura e dello stile di vita. Ecco, probabilmente bisogna lavorare sui due fronti, bisogna continuare a ricercare con un fare estremamente riduzionista, ma bisogna anche provare a tornare a sottolineare come la qualità della natura, la qualità del cibo e la quantità e gli stili di vita possono garantire sempre di più una maggiore cura delle patologie più frequenti. Questa mattina al Vittoria Park Hotel di Bari si è svolto l'evento Obesi Day. Da Bitonto è importante la partecipazione della dottoressa Anna Maria De Palma. Vediamo il servizio. Siamo alla giornata dedicata all'Obesity Day, una giornata per parlare di obesità, di rischi e prevenzione. E tra i relatori di oggi c'è la dottoressa Anna Maria De Palma, bitontina doc, che ci spiegherà un po' di cosa si parlerà. Sì, avremo molte relazioni, 11 relazioni, dove ogni professionista andrà ad affrontare un tema specifico nelle sue competenze. È un team che fa parte del Policenter Salute e Benessere, perché è il primo centro in Puglia che si occuperà di obesità. Lei, dottoressa, da tanto tempo si occupa di questa materia anche nel suo centro a Bitonto. Sì, 20 anni di esperienza nel settore, e stiamo cercando di abbracciare un po' la filosofia olistica che unisce le due medicine, sia quella ufficiale che quella orientale, in modo tale da avere la persona al centro. Quindi quali potrebbero essere le soluzioni da poter adottare?
Ok, le soluzioni sono veramente tante. L'importante è avere un team di professionisti che si è costituito nel nostro centro, nel Policenter. Abbiamo il medico chirurgo che si occupa di chirurgia bariatrica, quindi parliamo di obesità ad alti livelli. Abbiamo la psicologa che segue il paziente dall'inizio del percorso fino alla fine del percorso. Abbiamo gli specialisti dell'attività fisica, i dottori in scienze motorie che lo segue nell'attività fisica. Abbiamo anche il posturologo perché l'obesità influisce anche sulla postura, quindi tutti i problemi articolari e muscolari che ne derivano come conseguenza. Abbiamo la nutrizionista che seguirà il paziente in tutto il percorso facendo un'educazione alimentare. Quindi, come diceva lei, davvero il paziente viene messo al centro e viene seguito in ogni sua parte. Sì. Viene seguito in ogni sua parte. Lui è il protagonista del suo problema e cercheremo di portarlo alla risoluzione del problema. Il convegno durerà per tutta la giornata e oggi pomeriggio tra gli ospiti ci sarà anche Adriano Panzironi. Sì, abbiamo invitato Adriano Panzironi per una tavola rotonda e un dibattito con i professionisti sanitari. E ora spazio allo sport, perché dopo 12 partite sono da record i numeri della squadra di futsal del presidente Silvano Intini. Primo posto in battuta e miglior difesa. E domani tutto al Paolo Borsellino per l'ultima gara del campionato 2019. I numeri sono quelli da prima della classe. 12 vittorie su 12, 36 punti su 36 disponibili. Vetta della classifica insieme al New Cap San Michele, che però ha una partita in più. Secondo attacco del lotto, già 61 le reti rifilate alle avversarie. E miglior difesa, con Maria Giovanna Tempesta che ha raccolto soltanto 12 palloni dalla sua porta. La polisportiva Bitonto, dunque, di un sempre più euforico Silvano Intini, continua a fare quello che deve fare, vincere per andare in A2, per la prima volta nella storia del futsal in rosa cittadino. E anche domenica scorsa, nel profondo Salento, solita storia, con un secco e netto 8-5 rifilato al Melpignano, che ha vinto la Serie C regionale 2 anni fa. E domani, ultimo appuntamento del campionato del 2019. Al Paolo Borsellino arriva il San Severo. L'appello è uno solo, tutti a fare il tifo per Florala Rossa e compagni. E anche questa settimana abbiamo l'Elzeviro Nero-Verde di Mario Sicolo. Non so più cosa sta succedendo, o forse lo so. Domenica scorsa le squadre di Bitonto e Andria entrano in diagonale sul prato del Città degli Ulivi. Sacro rito d'ogni giornata di campionato che, si è detto per inciso, sarà un vero trionfo per i colori nostri. Ma non è questo che ci interessa. Dunque, guida tutti i 22 protagonisti il piccolo Samuele, per occhi due stille di cielo e un sorriso di dolce primavera. Papà Mario, un poco trafelato, spinge la carrozzina con la forza ostinata dell'amore. Il bimbo, nella sua liliale purezza, unisce i tifosi neroverdi e i biancazzurri in un magico abbraccio che esclude ogni strezio. Poi, minuto 70 della pugna, il talismano imbattibile Anaclerio chiama fuori dalla contesa l'infaticabile e impareggiabile attaccante Riccardo Lattanzio, che dopo corse, botte, pali e traverse ha finalmente trovato la via del gol proprio contro la sua ex squadra. Non si sa bene perché esce dal lato della tribuna scoperta e dovrà quindi percorrere tutto il perimetro del campo per raggiungere la sua panchina. Passa sotto il settore degli ultra andriesi, forse traditi, chissà, abbacchiati di certo, sempre fieri però. E piano piano, fino a farsi inarrestabile, si leva un applauso accorato e spontaneo per il concittadino e già stato loro idolo. E il battimani si moltiplica addirittura quando si accodano entusiasti supporter bitontini. In conferenza stampa post match, Riccardo ricambia, per soprammercato, le attestazioni di stima e affetto che il bomber Chicco Patierno aveva espresso la settimana precedente nei suoi confronti. Giovedì sera, nella nostra città si ritrovano gli eroi che artigliarono per la prima volta la quarta categoria ben 51 anni fa. D'improvviso al bar appare il presidente Francesco Rossiello col suo volto solare ed è un abbraccio di nostalgia e felicità, oltre che ci sarà da bere per tutti. Infine, mercoledì prossimo, una delegazione di leoni andrà a fare visita presso il centro diurno per minori Padre Pino Pugliesi
della Fondazione Santi Medici per portare un messaggio di speranza e fiducia ai più piccoli. Insomma, avvisate Edmondo dai De Amicis, buona, anzi ottima anima, il libro Cuore del Calcio è qui, all'ombra degli ulivi. Ricordiamo in ultimo che nel periodo natalizio il sabato sera sarà attiva una corsa aggiuntiva del servizio di trasporto pubblico che collega Bitonto alle due frazioni di Palombaio e Mariotto. La corsa con partenza da Piazza Moro alle 23:15 consentirà il rientro dei residenti fino a tarda serata. Il servizio è attivo a partire da questa sera fino a sabato 4 gennaio 2020. Resta invariato il corso del biglietto. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo di continuare a seguirci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulla vita cittadina. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre su Radio 00, sempre alle 18:30. Medicamen è da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen, inoltre, è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207 B, Bari, telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio.